Credo che abbiamo sviluppato gli anticorpi, almeno in parte, per tutto quello che sta accadendo nel mondo, no? Dal cambiamento climatico, alla guerra in Ucraina, a quello che sta succedendo in Medio Oriente, alle malattie, a tutto il Covid. Insomma, voglio dire, veramente siamo ormai anni che siamo bombardati di tutto e di più. Tra le varie cose che eravamo abbordati era quello che ci consigliavano le linee guida di non tenere i telefonini di notte vicino, perché tra che c'è sempre il sospetto che possano far male alla salute, ma comunque per dormire bene è meglio non avere apparati vicini e anche non averli addosso. Dopo quello che è successo ieri in Libano e in Siria, con l'attacco cibernetico sicuramente portato avanti da Israele, anche se al momento non c'è nessuna conferma ufficiale. Qualcuno l'ha mezzo affermato, ma comunque di ufficiale, almeno per il momento, ho guardato le varie testate, tra cui anche il New York Times, anche fino a poco fa, e praticamente qualcuno è riuscito a introdursi nella rete dei cercapersone. Vi faccio vedere una foto di questi cercapersone, e sono riusciti a farli scoppiare. Tra l'altro, sembra certo, perché su un articolo del New York Times di oggi hanno citato alcuni esperti e dicono, avendo visto le riprese di questi apparati che esplodevano, che sicuramente erano stati anche, qualcuno li aveva anche manomessi inserendo dell'esplosivo, perché le esplosioni che hanno fatto non sarebbero compatibili col semplice surriscaldamento delle batterie al litio. Questo è quanto leggiamo, però ovviamente al momento di ufficiale non c'è niente. Quello che comunque è vero, perché basta vedere le riprese di alcuni servizi che sono girati, è che ci sono stati migliaia di feriti, tra l'altro con un uso anche veramente diabolico di questo attacco, perché il cercapersone, oltre a, diciamo, a esplodere, prima di esplodere ha mandato dei beep, quindi molto probabilmente questi qua l'hanno preso in mano per guardare che messaggio arriva e in quel momento gli è esploso in faccia. Sembra, sempre dalle testate, che addirittura ci siano tra le migliaia di feriti, sembra militanti di Hezbollah, addirittura 500 avrebbero perso la vista, tra cui, c'è sempre, ripeto, recitiamo le varie testate, ma su tutti i giornali, da Repubblica al Corriere della Sera, alle varie testate, ma comunque internazionali, parlano che addirittura l'ambasciatore iraniano avrebbe perso un occhio. Hanno perso la vita anche, ufficialmente parlano di 8 morti in Libano e sembra i 15 tra Libano e Siria. Per cui, da oggi, oltre ad avere il sospetto che i cellulari ci possono spiare, possono inserirsi nella nostra vita privata, evidentemente c'è qualcuno che riesce anche a farli esplodere.